Prende la parola il ministro dell'Interno, consigliere di Stato Luciana Lamorgese, per l'intervento conclusivo. Grazie Davide per questa testimonianza. Oggi è trascorso un mese e devo dire che ancora noi non ci siamo ripresi, lo dicevamo poco prima quando ci siamo incontrati all'ingresso di questa scuola bellissima, e devo dire che ritornare oggi in questa scuola dove abbiamo rivisto quasi, io credo che tutti quelli che sono presenti qui, e forse è stata l'ultima volta che abbiamo visto Carlo, perché ricordo che era seduto lì, che posto riservato al personale docente, agli insegnanti, perché era un'inaugurazione di un anno accademico. E siamo andati poi insieme ad inaugurare sopra quello che erano le altre sistemazioni logistiche nella sala importante, insieme ad alcuni dei presenti, e Carlo era sempre con noi. Quindi oggi devo dire che ritornare qui è... Io vedo una rosa su una sedia, quasi a dire quello era il posto del prefetto Mosca e oggi non c'è, gli dedichiamo un fiore. Però oggi, a distanza di un mese, quello che ancora più emerge, che ci fa pensare, perché il senso di sbigottimento che abbiamo avuto tutti quanti all'inizio, purtroppo alla triste notizia, che nessuno davvero, improvvisa, parliamo di improvvisa triste notizia, perché nessuno di noi immaginava di poter perdere Carlo così, perché noi lo davamo come una persona, diciamo, che era vicino a noi, e lo davamo per lì presente nelle nostre vite, nella nostra vita personale, nella nostra vita professionale. La sua forza d'animo, la sua serenità interiore, la sua nobiltà, devo dire che questi sono i tratti salienti della sua personalità, che oggi come oggi, purtroppo quando ora che Carlo non c'è più, emergono ancora di più. E dalla tua testimonianza noi ci rendiamo conto di come lui ha vissuto l'amministrazione, le istituzioni, come lui sia stato vicino a ognuno di noi, partecipando ai nostri problemi personali, ai nostri problemi anche professionali. Lui era gentile con tutti, era impossibile non sentirlo amico e non pensare di chiedergli consiglio nei momenti difficili che ognuno di noi ha avuto, ripeto, personali e professionali, perché qua le due anime non si possono disgiungere, perché Carlo era così, cioè Carlo si dava tutto a noi. E quindi noi lo vivevamo come un fratello, come un collega a cui poter far riferimento per le questioni più disparate, e lui aveva una parola per tutti, ma senza tener conto di quello che era la qualifica di appartenenza o quello che era se era delle forze di polizia, se era del personale civile, poteva essere dal commesso al dirigente. Lui dedicava analoga attenzione e tutti sentivano di avere un punto di riferimento in lui. Questa è la grandezza di Carlo Mosca, che non ha fatto mai differenza alcuna a secondo, tenendo conto delle qualifiche, come tante volte succede. No, per lui noi eravamo persone, amici, al di là di tutto. E allora lui è un uomo colto, capace di tradurre in realtà concreta quello che erano anche le sue costruzioni concettuali, che erano figlie del suo studio appassionato anche di diritto, della sua profonda conoscenza anche degli ordinamenti. Lui è stato un punto di riferimento per il Ministero dell'Interno, ha avuto una visione. Noi ricordiamoci quando noi abbiamo
fatto la riforma, le varie riforme, sia quella della 121, sia la riforma della carriera prefettizia, che poi sono andate di pari passo, e la visione l'ha avuta Carlo, perché Carlo è uno di quelli che anche dopo, nell'attuazione del provvedimento, io mi ricordo che eravamo un gruppo di funzionari, di viceprefetti che lavoravamo a fianco a lui quando eravamo all'ufficio legislativo, e lui vedeva ogni singolo aspetto dell'attuazione delle norme. Per dire, anche i posti di funzione, lui li vedeva uno per uno, per dare il contenuto, però per dare un contenuto a un posto di funzione di quello che ognuno di noi poi sarebbe andato a fare dopo, voleva dire avere una visione, voleva dire capire cos'era per lui l'amministrazione dell'interno del futuro. E oggi noi abbiamo un'amministrazione dell'interno forte, abbiamo un'amministrazione dell'interno che si è saputa mantenere nonostante tutte le disgregazioni che noi abbiamo visto intorno a noi, essere un punto fermo, e soprattutto in un momento così grave, importante per il nostro Paese, momento della pandemia, se vogliamo, quello che ha mantenuto, cosa è stato? È stata la nostra amministrazione, le prefetture, le forze di polizia. Noi abbiamo rappresentato quello che era l'avamposto democratico dello Stato, riuscire a mantenere delle situazioni difficilissime, guardate, perché noi ogni giorno, anche con il capo della polizia, quando noi parliamo di quelli che sono le manifestazioni di piazza, ma quante ce ne sono in questo periodo di gente che è in difficoltà economica, che noi riusciamo a comprendere tutte le difficoltà, riusciamo a garantire quelle che sono le manifestazioni che avvengono, perché questa è la democrazia. Però quante volte noi abbiamo anche manifestazioni che vengono strumentalizzate, e quanto equilibrio ci vuole, quando il punto di ascolto delle prefetture, quello che era un poco la visione di Carlo della nostra amministrazione futura, ed è quello che oggi stiamo mettendo in pratica in un momento, perché tu vedi la validità di una riforma quando c'è il momento di difficoltà, quando sei, diciamo, un'amministrazione stressata dalle circostanze. E allora noi abbiamo visto che noi siamo stati stressati in questo periodo moltissimo, e solo noi che l'abbiamo vissuta in prima persona sappiamo. Però un'amministrazione stressata che ha resistito, che ha fatto muro contro tutto quello che potevano essere le difficoltà del momento. Quindi io vorrei ricordare anche il contributo che lui ha dato in quello che è stato un poco un argomento per lui sempre di particolare rilevanza, e che svolgeva in questa struttura il tema del coordinamento delle forze di polizia, che è frutto sicuramente della sua visione democratica dei rapporti istituzionali dello Stato. E quindi mi pare davvero giusto, perché io ritengo una cosa bellissima oggi aver inaugurato proprio questa aula che rappresenta un poco quella che è, questa è l'attività di questa scuola e che caratterizza questa scuola, quindi davvero importante, e che ha visto corsisti che, come diceva Davide, si sono abbeverati a quello che era le lezioni, il sapere di Carlo Mosca, che certamente gliel'ha posto nel modo con la sua gentilezza, ma con la sua fermezza, rappresentando quella che è l'esigenza che ciascuno di noi faccia la sua parte per mantenere sempre fermi quelli che sono i principi democratici dello Stato. Perché questo era il suo aspetto fondamentale, lui è un uomo dello Stato, delle istituzioni, che ha speso tutta la sua vita per le istituzioni. E così anche altro campo di particolare importanza fu l'intelligence, perché lo appassionava la tematica di conciliare le attività del comparto con la difesa di quelle garanzie democratiche che,
com'era lui intransigente e fermo nei principi, rappresentavano un baluardo assolutamente invalicabile. Tra l'altro ricordiamo nell'ultima parte lui, della sua vita, lui ci parlava sempre di etica e tanto ha scritto sull'etica del servizio pubblico. Quante volte ne abbiamo discusso insieme in pomeriggi, quando ciascuno di noi è andato a trovarlo a casa. Anzi, devo dire che se si voleva andare a trovare Carlo a casa bisognava avere un ordine, perché c'era sempre qualcuno, qualcuno dell'amministrazione, qualcuno dell'amministrazione dell'interno, perché due volte colleghi siamo stati, prefetti e consiglieri di Stato. E lui anche nel Consiglio di Stato si è saputo distinguere, tant'è che, ripeto, c'era un elenco di persone, quindi bisognava cercare di trovare il punto giusto per l'appuntamento, per poter scambiare due parole e avere un poco una visione d'assieme di quelle che sono le problematiche nostre, ma anche come lui le avrebbe viste, diciamo, risolte. E allora lui ha parlato di etica del servizio pubblico, perché percepiva sicuramente con sofferenza quello che era un disfacimento morale, che tante volte noi lo vediamo purtroppo anche in tante attività di malaffare che vengono seguite proprio da noi. E quindi vorrei dire che Carlo ci mancherà tanto, ci mancheranno le sue parole, i suoi pensieri rassicuranti e la calda e protettiva accoglienza che lui riservava sempre alle nostre melanconie. Io però penso anche una cosa, che i suoi insegnamenti sono così radicati in noi perché lui ha saputo trasmetterli in interezza, davvero, cioè noi l'abbiamo recepiti completamente. E il nostro compito qual è? È quello di trasmettere questi insegnamenti, questi messaggi di garanzia, garanzia dei diritti di libertà. L'ultimo libro che Carlo ha scritto sui temi della sicurezza. E allora noi abbiamo il dovere e l'onore anche di trasmettere questi principi che lui ha saputo inculcare in ognuno di noi ai giovani funzionari. E avendo io oggi questa responsabilità di un'amministrazione, l'onore di avere una responsabilità come questa attuale di Ministro dell'Interno, e sapete, è un grande onore per chi ha vissuto un'amministrazione come l'abbiamo vissuta noi, con questo senso delle istituzioni, con questo senso di dare tutto noi stessi, talvolta anche a scapito della nostra vita quotidiana, non talvolta, a scapito della nostra vita quotidiana, però l'abbiamo sempre fatto con grande passione, perché i nostri maestri ci hanno trasmesso la passione per quello che noi facevamo e per quello che avremmo potuto fare. Quindi oggi avere una responsabilità di questo tipo è un grande onore, è un grande impegno, però abbiamo anche l'impegno a trasmettere quelli che sono i valori che i nostri maestri hanno dato a noi e che ci hanno consentito di essere qui e di arrivare anche a posizioni di prestigio, di trasmetterli a quelli più giovani. Io credo che questo è un impegno che noi con Carlo dobbiamo e assolutamente vogliamo prendere. E ancora grazie Davide per essere stato qui presente, perché per noi tu fai parte della nostra famiglia. E grazie a tutti coloro che sono qui. Grazie.